Carissimi amici, carissimi ragazzi, buon pomeriggio a tutti voi. Anche oggi ci lasciamo accompagnare da questa parola che giunge come un dardo infuocato e colpisce il nostro cuore, la nostra mente. Il brano di questa mattina della prima lettura è ancora un brano tratto dagli Atti degli Apostoli. Continua la storia di Stefano, che ormai lapidato è andato fra le braccia del Padre. Viene da inizio l'episodio del martirio del protomartire Stefano a quella che sarà la violenta persecuzione contro la Chiesa. In particolare, tra i suoi persecutori troveremo Saulo di Tarso, Paolo di Tarso, detto Saulo, che cercava, dice il brano degli Atti, di distruggere la Chiesa. Entrava nelle case, prendeva uomini e donne e li faceva mettere in carcere. Uomini come Saulo, ancora oggi, sono presenti nella storia dell'umanità, uomini senza pudore, uomini a volte che in un certo senso che per il bene di un'ideologia sono disposti anche a distruggere, ad annientare. E intanto vediamo che cosa succede a tutti coloro che insieme a Stefano si disperdono, ma si disperdono nel corpo, nel senso che vanno per le varie strade, ma continuano ad andare di luogo in luogo annunciando la parola. E Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo. Ecco, questo primo martirio non chiude i discepoli in casa. Sembrerebbe quasi donare loro una forza incredibile, la forza della risurrezione. Anzi, si disperdono. E questo è interessante perché eventi difficili come quello che è stato la morte, il martirio di Stefano, nella dispersione portano l'annuncio. Se non si fossero dispersi, se non fossero andati di luogo in luogo, l'annuncio non sarebbe arrivato fino ai confini della terra. Quindi come a volte eventi sofferti, eventi che hanno l'odore della morte, hanno dentro di sé una potenza di vita. E poi il brano del Vangelo di Giovanni. Gesù disse alla folla: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà mai fame, e chi crede in me non avrà sete. Vi ho detto però che voi mi avete visto, eppure non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E qual è la volontà? Dice ancora Gesù: che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Ecco, Giovanni ci dice una realtà in questo brano grandissima. Gesù è venuto per non perdere nulla. E questo nulla siamo noi, ognuno di noi. Gesù fa attraverso questo brano una grande dichiarazione che non so se noi riusciamo a comprendere fino in fondo.
farà di tutto perché niente e nulla di quello che ci appartiene vada perso, ma soprattutto la nostra vita. E con queste parole ci vuol far capire che oltre alla fame fisica, l'uomo porta in sé un'altra fame, una fame di assoluto, una fame importante che non può essere saziata con nessun cibo ordinario, con nessuna realizzazione personale, neanche il lavoro ci può, il più bel lavoro che ci offrono, ci può acquietare questa fame. Si tratta di fame di vita, di fame di eternità, che solo Lui può appagare, in quanto solo Lui è il pane di vita. Ecco, non elimina la preoccupazione e la ricerca del cibo quotidiano. No, non è questo il suo intento. Non elimina la preoccupazione di tutto ciò che può rendere la vita più progredita. Ma Gesù ci ricorda che il vero significato del nostro esistere sta nell'eternità, sta nell'incontro con Lui, che è dono e donatore nello stesso momento. E ci ricorda anche che la storia umana, con le sue sofferenze, le sue gioie, deve essere vista in un orizzonte di eternità, cioè in quell'orizzonte che ci permette di comprendere che ci sarà un incontro definitivo con Lui. Questo tempo ci sta aprendo la strada per comprendere questa eternità solo e soltanto se noi lo vivremo con attenzione, con passione e con volontà di farcela, costi quel che costi. Vi auguro un buon pomeriggio a tutti voi.